Ciao a tutti, sono Roberto Accardi, siamo in una spiaggia del sud Sardegna vicino a Porto Scuso. Abbiamo appena iniziato un servizio che spero, mi auguro, sarà di vostro interesse, dedicato agli inneschi del surf casting. Abbiamo portato con noi 7-8 tipi di esca e scopriremo tra un pesce e l'altro, ce l'auguriamo di scoprire i diversi modi di innescare lo stesso tipo di esca. Sta dando qualche indicazione. Adesso, prima di andare a vedere le esche che ci siamo portati, due parole sulla spiaggia, perché è una spiaggia che presenta sia sabbia che posidonia, quindi è in grado di darci diversi tipi di pesca e in funzione dell'orario dovremo fare una rotazione di esche sia per insidiare una specie o l'altra e sia poi per cercare di fare selezione sulla taglia del pesce. Vediamo che cosa ci siamo portati in pesca. La prima esca che vi mostro è il coreano, un'esca molto mobile che grazie alla sua mobilità, al suo movimento, si può utilizzare per la pesca a galla, ad attirare qualunque tipo di predatore di superficie, ad esempio la leccia stella, oppure a fondo, alla portata di qualunque tipo di pesce di fondo. La seconda esca è l'americano. L'americano è già più mirato, nel senso che lo utilizzeremo per cercare di pescare prevalentemente le orate, che è il pesce più comune in questa spiaggia. Quindi inizieremo a cercarlo con l'americano, poi pian piano con le altre esche cercheremo di fare la selezione sulla taglia. La terza esca è il coreano rosso. Rispetto al coreano normale, il coreano rosso, a parte la sua colorazione, è anche un pochettino più duro come consistenza, quindi è un'esca che noi utilizzeremo nel caso volessimo fare dei lanci un po' più importanti, con piombi più pesanti, ed essere così sicuri che il verme rimanga e si presenti bene in acqua e in pesca soprattutto. Qui a fianco invece abbiamo il tremuligione. Il tremuligione è un'esca tipica della Sardegna. Cresce sia nella laguna che nell'acqua, anche in mare, diciamo. È un verme che si fa la casetta autonomamente nel fango o nella sabbia. Comunque il verme sta qua dentro ed è un'esca universale. Personalmente l'ho utilizzata anche in spiagge nel Tirreno e nell'Adriatico e ha dato i suoi frutti, quindi è un'esca che secondo me va bene un po' dappertutto. Poi l'ultimo dei vermi è la renicola. Probabilmente è uno dei vermi più conosciuti, soprattutto dai garisti, un'esca che affiora mettendoci dell'acqua e facendolo aggallare. Lo utilizzeremo stanotte per cercare qualche bella mormora. La prossima esca è il bibi. Abbiamo optato per il bibi sfuso, che è molto più vitale e poi soprattutto ha una taglia che ci consente di fare addirittura due inneschi, sempre poi dopo vedremo come si possono fare gli inneschi doppi di bibi. E poi abbiamo i granchi, un'esca sottovalutata da tante persone, però il granchio è un'ottima esca. State tranquilli che se innescate il granchio e la canna si muove non dovete neanche stare lì a vedere se il pesce è a misura oppure no. E questa è l'ultima esca che ci siamo portati. Qualche mugginetto da fare a trancio nella notte. Non si sa mai che esca fuori qualche predatore. Se c'è qualche predatore in giro, insomma, noi possiamo insidiarlo. Thank you.
c'è stata una beccata sulla cattura. La cattura l'avevamo innescata con l'americano, quindi adesso sì, un pesciotto c'è. Adesso vediamo che cos'è e ne approfitteremo poi per rinnescarla e farvi vedere come inneschiamo l'americano. Eccola qui. È un'oratella un po' piccolina, ha mangiato, ha mangiato sul coreano rosso, quindi adesso rinnescheremo il coreano rosso e vi faremo vedere come lo inneschiamo. L'oratella che abbiamo appena visto l'abbiamo presa col coreano rosso, lo rinneschiamo e adesso vediamo come. Innanzitutto mai inserire l'ago dentro la bocca del verme, sennò perde la vitalità il verme, quindi il buchetto glielo faremo subito dietro la testa, ok? E poi facciamo passare dentro l'ago, gli lasciamo fuori giusto un pezzo di coda che per dargli l'opportunità di muoversi. Prendiamo l'amo è un Hisashi F31, il numero 10, reputo che sia la misura giusta, almeno per i pesci che abbiamo visto sino adesso. E poi passiamo l'esca sul bracciolo. La testa risulterà sul bracciolo, la coda sulla punta dell'amo. Come vedete la punta dell'amo è fuori dal verme, anche perché la punta dell'amo è quella che cattura il pesce. Adesso inneschiamo un tremuligione. La particolarità del tremuligione è che sta in una casetta di fango, quindi bisogna tenerlo in umido, bagnarlo e poi piano piano si schiaccia il tubo da una parte ed esce il verme dall'altra. Ecco qua. Questo è il tremuligione. Anche il tremuligione lo innescheremo partendo subito dietro la testa e facendo passare l'ago lungo tutto il verme. Considerate che se il lancio non è con piombi molto pesanti, il tremuligione si può lanciare anche senza filo elastico. Se invece dobbiamo fare lanci di lunga gittata, è meglio fargli qualche giro di filo elastico. Adesso mettiamo nell'amo. E lo passiamo dall'ago all'amo. Con questa esca si può, almeno in Sardegna, si può pescare di tutto. Come vedete, sempre l'amo fuori dall'esca per una maggiore probabilità di cattura. La cripteria ha dato qualche segnale, vi ricordo che sulla cripteria abbiamo innescato due bibi proprio per cercare di levare qualcosa di interessante. Ricordo che stiamo pescando sulla Posidonia, quindi filo grosso in bobina, per l'occasione ho messo lo 0,28 della Iviz, è un filo molto, molto resistente. E il bibi ci auguriamo che possa fare un po' di selezione, soprattutto che ci sia qualcosa di decente. Il bibi, sì, guardate un po', bel sarago sul bibi.
ha fatto il suo dovere. Poi con la cima della cripteria è stata anche una bella goduria, ha lamato benissimo, guardate l'amo. L'amo è uno Schinken Pint del numero 8, poi lo vediamo meglio. Bello, bel sargo, speriamo di farne anche un po' più grossi. Abbiamo preso quel bel sarago con un bibi, adesso ne abbiamo uno abbastanza grandetto, quindi faremo un'operazione col filo elastico, un filo elastico sottile, non serve che sia molto grosso, e faremo la cosiddetta caramella, quindi all'incirca quasi a metà del bibi, gli facciamo un po' di giri, come vedete anche già il muscolo di per sé si stringe. Adesso facciamo la stessa cosa dall'altra parte, in modo che abbiamo due strozzature in mezzo, si forma questa specie di polmoncino che noi tagliamo e come vedete non fuoriesce nessun liquido dal bibi, anche perché contribuisce, anche il liquido contribuisce a emettere quella sostanza che richiama i pesci, e lo innescheremo sullo Schinken Pint per l'occasione del numero 8, un amo a gambo corto, un amo panciuto, molto molto leggero, ma c'ha una punta formidabile, mi piace tantissimo quest'amo. Adesso tramite l'ago lo utilizzeremo. Con l'ausilio dell'ago io parto dalla parte tagliata, anche perché mi piace tenere la parte tagliata sulla punta dell'amo, quindi amo nell'ago e passiamo la caramella di bibi con la legatura che ho fatto sulla parte finale dell'amo. Vedete che l'ardiglione rimane fuori in questo modo. Se lo inneschiamo al contrario, la punta dell'amo rimane un po' coperta e a me così non mi piace. Quarta esca che vi faccio vedere innescare è l'americano. L'americano che ho già tagliato perché era troppo lungo, sempre con l'aiuto dell'ago, ho messo l'americano sull'ago e lo passiamo come di consueto sull'amo. Anche in questa occasione abbiamo il nostro mitico Schinken della serie Pint del numero 8. La canna che ho appena lanciato è la Cripteria, nello specifico il modello da 160 grammi, quella lunga da 4 metri e mezzo. E tornando al discorso di prima stavamo lanciando sulla Posidonia con i vermetti. Abbiamo pescato i pesci re, le vacchette, i pesci piccolini. Abbiamo detto che avevamo anche una serie di inneschi, una serie di esche per fare la selezione sulla taglia. E infatti cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo il bibi, abbiamo lanciato con una configurazione pesante, c'è un 28 in bobina nel mulinello, perché a recuperare tutto c'è il rischio proprio di incagli. Abbiamo messo il bibi e abbiamo fatto un bel sarago. La nostra speranza è che continui così, utilizzando comunque esche sempre più grosse, più voluminose, e che proporzionatamente le catture escano soddisfacenti, insomma, speriamo. Riprendiamo il discorso sulla cripteria.
La Crypteria è una canna che sul mercato la Trabucco la propone in due misure, da 4,20 m oppure da 4,5 m e in tre grammature, 120, 160 e 200. Un consiglio che posso darvi è di utilizzare, se non avete un lancio particolarmente tecnico, di preferire la canna da 4,5 m. Il modello da 4,20 magari è meglio che è più facile sfruttarlo con un lancio un pochettino più tecnico. Invece chi sa lanciare un po' meno, la canna da 4,5 m, già solo per il fatto che la leva è più lunga, vi può dare una bella mano. Partendo dal calcio, la caratteristica un po' di tutte le Trabucco è il grip, il pomellino col grip, proprio per avere un'ottima presa per la fase di lancio, importantissima. Braccio sinistro, che è il braccio che tira verso il corpo e che crea l'80% del lancio. Quindi un ottimo grip, un comodo pomellino per migliori prestazioni nel lancio. Il portamulinello è Fuji Gold, il massimo che si possa mettere su una canna da pesca di prima di ottima qualità. Il set di anelli che montano le Crypteria hanno la caratteristica di avere il ponte in titanio, quindi ponte rigido, molto leggero, molto pratico. La Crypteria, se la tenete in mano, è veramente impressionante quanto è leggera. Per finire, il fusto della Crypteria è fatto in carbonio Nanotech CX2. La sigla magari non vi dirà niente, però ai fini pratici è un carbonio molto resistente, molto leggero, privato di resine, che rende la canna più reattiva e più leggera. Caratteristica che accompagna tutte le canne della Trabucco di fascia alta. Questa è una preda importante. Si è visto già dalla beccata e poi guardate la fuga laterale. È sempre il bibi che colpisce. È una bella oratella sicuramente. Eccola qua. Eccola qua. Il bibi ha colpito ancora. Come vi ho detto prima, ha dato una mano a fare la selezione sulla taglia della preda. Opla. Sulla taglia della preda. La taglia delle orate sta salendo. Questo con la cattura è l'ultimo recupero, perché abbiamo deciso di fare stanchi dei pescetti a ripetizione, infatti nei primi 40-50 metri, potendo contare comunque sulla potenza della cattura con un 28 diretto e lanciando un piombo da 100 grammi, siamo riusciti ad arrivare sulla Posidonia. Quindi giusto per vedere se effettivamente la pesca per certi versi è anche un po' matematica, anche se imprevedibile. Eccola qua, sì, un bel tordo. La dimostrazione è che comunque, almeno per quanto riguarda la pesca diurna, la pesca sulla Posidonia e sullo scoglio è redditizia, però mi raccomando, non fate l'errore di notte, perché la Posidonia di notte è un ambiente anaerobico, il pesce ovviamente tende a stare a ridosso e comunque non nella zona della Posidonia, quindi di notte meglio pescare a ridosso della Posidonia, di giorno dentro la Posidonia. La cattura è la canna di prima fascia della Trabucco dedicata ai piombi leggeri, una canna che si presenta in quattro modelli, perché c'è la ultima nata, la 120 grammi da 4,5 m, che va ad aggiungersi ai tre modelli da 4,20, 4,50 e 5 metri con piombo massimo 100 grammi. Anche queste canne sono state fabbricate con il fusto in carbonio Nanotech CX2, leggerissimo, reattivissimo, molto più dei normali carboni,
come la Cripteria e come tutte le altre canne trabucco, il comodissimo grip col pomello per una migliore impugnatura. Una piccola panoramica sui fili e sugli ami utilizzati. Per il mulinello abbiamo utilizzato l'XPS Special C, poi come shock leader abbiamo utilizzato il conico tupper leader e il fluorocarbon saltwater, diametri grossi. Come braccioli abbiamo utilizzato diversi modelli del fluorocarbon, sia il saltwater che il super soft. Mentre come nylon normale abbiamo utilizzato il Power Plus e l'XPS Match Strong, un filo veramente rigido. Siamo sempre nella stessa spiaggia, ma ci siamo spostati di circa un chilometro. In questo tratto di spiaggia la posidonia è molto più lontana, quindi abbiamo un tratto di sabbia più ampio, dove cercheremo ovviamente di puntare molto sulle mormore e sulle orate. Nel frattempo ci ha raggiunto anche il mio amico Mauro Schiavoni, che ci darà una mano a levare qualche mormora e qualche orata. Adesso vediamo il quinto innesco. Il quinto innesco, la renicola. Conviene strozzarla un pochettino vicino alla testa in modo che la testa rimane ferma, poi per chi ha una buona vista l'ago si infila nella bocca, se no subito dietro la testa, e poi si passa sull'ago. Ok? Dopodiché dall'ago si passa all'amo. Visto che si tratta di una renicola un po' piccolina, facciamo un mono innesco. In azione adesso abbiamo la Poetica KV, la 160 grammi. E con il magnifico sfondo di Carloforte, con un tramonto che si appresta a diventare spettacolare, ci avviamo a questa fase di pesca notturna. Dilemma. Ho tutte e due le canne in agitazione. Non so se iniziare a recuperare dalla Poetica o dalla... Ma io inizierei dalla Cattura, che con la sua azione leggera voglio proprio vedere come si comporta. Ho lanciato circa 60 metri, la risposta è stata immediata, ma d'altronde questa spiaggia la conosco come le mie tasche, quindi so già che questo è il momento migliore. Ho messo un trave a due ami proprio per evitare sovraffollamenti di pesce. Dovrebbero essere arrivati i momenti delle oratelle. Si tratta solo di stabilire se è una mormora o un'orata, perché ho messo due inneschi di americano, quindi insomma potrebbe essere sia una mormora che un'orata. Vediamo un pochino sull'amo pescatore. Eccola. Una mormora, una bella mormora sull'americano. Carloforte, mormora. Adesso vediamo cosa c'è nella Poetica, perché c'è stata un'attività su tutte e due le canne contemporaneamente. La Poetica, se vi ricordate, l'abbiamo innescata con la renicola, sì, due renicole intere. Il dubbio è sempre lo stesso: ci sarà una mormora o ci sarà un'orata?
un'oratella piccina, la liberiamo subito, ma questa è buona, la liberiamo subito. Qua ci sono, c'è un'altra cattura in corso, il sole ormai sta sparendo, quindi proveremo a innescare anche il granchio per vedere se c'è qualche orata di taglia più grande, per cercare di fare un po' di ulteriore selezione. Eccole qua, due. La taglia è sempre la stessa. Adesso proviamo a innescare il granchio, così vediamo se riusciamo a ingrandirle. È arrivato Mauretto, mio inseparabile compagno di pesca. Ciao a tutti. Però vi ho avvisato prima, eccolo, è arrivato. Si è arrivato proprio mentre stavamo per far vedere l'innesco del granchio. Perfetto. Noi in Sardegna comunque siamo specializzati. Potrebbe nell'utilizzo essere una buona soluzione. Del granchio. Si può innescare in due modi, ve li faccio vedere tutte e due. Il primo innesco, il più semplice, solleviamo questa parte del granchio dove solitamente poi ci sono le uova e piantiamo l'amo qua. L'amo passa, il carapace, il granchio rimane vivissimo, come vedete è vivo, perfetto, si muove, catturante. L'amo che abbiamo utilizzato per il granchio è lo Shinken della serie 50-188 Iseama. Il secondo modo per innescare il granchio è, anziché fargli passare l'amo come abbiamo visto prima, bisogna levare le ultime due zampette e semplicemente infilare l'amo dove abbiamo levato la prima zampetta. E lo facciamo uscire dall'altra parte. Anche in questo caso il granchio è di una vitalità proprio perfetta e potrà darci una mano a catturare un'orata più grande, magari. Anche tu che usi molto i granchi, tu quale metodo preferisci? Il primo o questo qua che ho fatto vedere adesso? Preferisco il secondo. Ok, perché secondo me ha una miglior tenuta nella pesca a lunga distanza. Sì. Anche secondo me, sì, è vero. Però era doveroso farli vedere tutte e due. Hanno praticamente, c'è stato un attacco simultaneo di nuovo a tutte e due le canne. Mauretto! Dai, dividiamoci i pesci. Tu recupera questa e io questa. Sono due. Oratella. Purtroppo la taglia è ancora piccola. Sì. Sono solo due perché ho messo solo due ami. Ora che c'è il buio pesto, possiamo mettere anche l'innesco di muggine. Purtroppo in pescheria i muggini erano un po' piccoletti, però ci arrangiamo con un innesco. Vorrà dire che da un muggine faremo solo un innesco. Quindi anziché sfilettarlo, gli taglio la testa con la forbice, lo apro da sotto, la coda comunque la escludo perché la polpa è poca, quindi incomincio
ad aprirlo in due, in modo da separarlo, anche con la forbice mi aiuto, separo il trancio in due in modo che riesco ad aprirlo, la coda la levo. Ecco, non è il caso di utilizzare tutto questo trancio, perché c'è questa parte ai bordi che non serve a niente, non ha polpa, quindi io la elimino. E praticamente il trancio che utilizzeremo sarà questo. La polpa di fuori. Gli ami devono essere belli grandi. Per l'occasione ho optato per la serie Hisashi, i 10026 arrivano sino al 5.0. Ne ho già preparato due in tandem su un cavetto d'acciaio, ovviamente, quindi adesso ci posso mettere il filetto. Il primo amo si accomoda sull'inizio del filetto, il secondo lo facciamo passare da sotto. Ok? Quindi adesso non dobbiamo fare altro che girarlo, ma con un pezzo di scatola di esca, così non stiamo a recuperare, lo avvolgiamo dentro il boccone. Adesso possiamo usare il filo elastico per sigillare il nostro innesco. Il boccone è pronto. Il tanto di polistirolo a occhio mi consente di far galleggiare il trancio di mugine ed è la soluzione migliore, o meglio, quella preferita dai pesci serra. Allora, Mauretto, la pescata ce la siamo fatta, abbiamo fatto due spiagge, abbiamo fatto vedere sette tipi di inneschi diversi, abbiamo fatto tanto pesce. Io direi che adesso possiamo andare a casa e possiamo anche salutare tutti quanti. Ciao!